a parte questa, appunto, Woody, in questo film, appunto, l'ho rivisto tantissimo in mia madre, a volte quatta quatta, senza che io mi accorga di niente. Vuole farmi trovare tutto pronto anche se ho 25 anni, io le dico: mamma, io ho 25 anni, non puoi trattarmi come un quindicenne. Però poi, col senno di poi, se non ci fosse stata lei, io a quest'ora forse non sarei riuscito a inseguire il mio sogno. Le scene in cui Woody si mette nello zaino e la cosa più bella è che vede che la sua bambina, Bonnie, è contenta, è conforti, quindi lui mette da parte il fatto che non sia più lui il giocattolo preferito da Bonnie, ma vuole far star bene Bonnie e quindi vuole che Forky sia sempre nelle sue mani, capisca di essere effettivamente un giocattolo e che riesca a far star bene Bonnie. Questo è un messaggio, poi anche il messaggio del fare squadra. Quando Woody se ne va, tutti fanno squadra e poi c'è Buzz che va via, poi c'è la sua girl. Prego del nome, ok? E poi prenderà il ruolo di sceriffo. Insomma, è un aiutarsi a vicenda per una causa comune. E penso che queste due, insieme a quelle di Forky, siano i messaggi più belli, ma se uno vuole andarci a fondo, ce ne sono tantissimi altri, solamente per chi lo guarda oltre la superficiale, appunto, del film. Un'altra cosa carina, secondo me, è che dice, lei dalle cose semplici ci puoi costruire qualcosa e appunto premia la creatività della bambina, è una cosa molto bella, ma anche il fatto che siano oggetti che hanno fatto noi, quindi riciclare cose già usate che altrimenti verrebbero buttate via, secondo me, anche proprio il fatto di riciclare le cose è importante.